ammesso che Garibaldi, i primi tempi, mi era sembrato quasi che non esisteva, come uno spirito, una cosa che era solo sentita raccontare. Perché ci stava l'occhio, a dove è successo tutto, ma io non ho visto niente. Quando sono arrivato alla casa, mi hanno raccontato quello che era successo a dove stava io. Allora, in capo a me mi si era messa questa cosa, dice, ma questa è tutta una cosa ammantata, tutta una scena, chissà perché l'hanno fatta. Poi, passando gli anni, uno è cominciato a leggere col libro, a vedere qualcosa, e allora so capito chi era questo Garibaldi. Tu lo sai che era una brigante purista, no? Ma una brigante di quelli buoni, mica uno come noi che non c'è mai dietro a nessuno, no, no. Isso, il re da luogo in cima, Carlo Alberto, gli era condannato a morte, 1834. Dice, come bandito, proprio primo bandito. E dice, ammazza, che era fatto chi se fa il primo bandito? Poi va a vedere, non era fatto niente. Gli erano messi in mese, gli altri erano appicciati i fuochi e se ne erano unite e alla fine la colpa era la sua, essa era capo banda di tutto. E condannato a morte, che teneva a fare? Ha cominciato a scappare. Poi siccome fa la trosca, no? La trosca non ci può se capitare, sta fatta sci. Prima ti mettono in piedi e fanno tutti gli imbicci che tiene a fare e poi fanno finta che ti aiutano e quando ti hanno aiutato poi gli tira a rendere piacere, e è una catena che non finisce più. A isso che gli succedette? Quando scappava, gli aiutavano a scappare. E poi gli teneva a rendere piacere. E allora dice, mo che facciamo? Isso girando per il mondo, arrangendo, facendo i pirata, le mie cose. Alla fine fece una vita dannata. Tutta la parte, poi mettevano sempre un mese, appena stava da fare casino a copparte chiamavano a Is, e Is teneva lì, e che faceva? La trosca gli era fatti piacere e ci teneva a rendere. E vai, e allora a Rovetta teneva chiuso 50 anni, il reumatismo, non si poteva quasi camminare, si poteva quasi muovere, dice mo direi a conquistare la Sicilia. Come conquistare la Sicilia? Come faccio a conquistare la Sicilia? Ma tu non ci pensavi, pensavamo a tutto noi. Tu basta che ci vieni e sta tutto a posto. E mandano a terra. La nave, le cose, perché isso serviva lo sia che la trosca mica si pazzia tanto. Loro sapevano che era una cosa che non si poteva fare. Contra tutta la legge internazionale, tu a te che non stai a cucire che non ti fate niente di colpo. Non lo potevano fare isso, no? E mica loro si poteva presentare gli re, quelli che chiamano il re mo. Non poteva isso. E chi ci mandava? Ci mandava il ministro, sì, ma anche ci potevano io. Allora, acchiappamo, chi si è? Tanto chi si sa, è un bandito, è stato condannato a morte. E se alla fine fregano, dice, vabbè, ma chissà che gli era passato in capo, aveva fatto isso. Boh. Era detto luoghi, chiaramente, che essa da su non faceva niente, che poteva fare. Gli hanno messo attorno tutta la gente che gli teneva tenere sotto controllo, teneva a fare solo quello che dicevano isso, e vabbè. Gli hanno aiutato a sbarcare, gli hanno fatto credere che aveva vinto la battaglia, perché poi alla fine chi gli ha dato parte a dove ci stava pure in danno, non hanno combattuto mai, noi arriviamo sempre a rete perché si erano comprati i comandanti, nostri, ci facevano reterà, sempre, io non ho visto niente, non ho visto una cosa, alla fine dice siete perduti la battaglia, quale battaglia? Io non la so fatta la battaglia, la si è perduta lo stesso, pure se non la si è fatta, in cima ai libri sta scritta lì, e vabbè. E niente, e poi alla fine si comandava la Sicilia era tutta la sera, dice allora mo comandì qua, e sì, quello che dici tu è legge, però quello che ti dice tu te lo diciamo noi, e ci ragionava la trosca, no?
mica è tanto difficile a capirlo. E babbo, pure alla Sicilia, piano piano, un beccenno, un brogliene, se non voleva partire, non voleva sbarcare, non voleva fare, non voleva dice, alla fine è tenuto a fare quello che dicevano isso. Gli hanno fatto sbarcare in Calabria, luogo pure, sempre a rete, i soldati sempre a rete, sempre a rete, ci stava giusto qualcuno che non si era fatto comprare e combatteva, ma che poteva fare a solo. Yes, a Garibaldi arriva, comandava is, comandava is, comandava is, arriva a Napoli, comanda is. Comanda tu finché si fa, però, viene ritto. Poi, appena erano riusciti a sommare la cosa, che erano conquistate tutte, che is non gli serviva più, dice, mo, te ne tirai. Is niente. Se niente, dice, forse se era tuo pure lo si, lo che ci ha messo, vabbè che se non lo saccio. Però gli rimandano, gli facendo contare come è due coppa quando la briscola è denaro. Il rubare che ancora non era finita. Perché che tutta questa storia che era successa, is si era quasi messo in capo, davvero che era uno che comandava, che contava qualcosa. E allora dice, Moting è a conquistare Roma. Poi conquistare Roma non si sa perché partette dalla Calabria. E va buono. Partette dalla Calabria e tutto quanto dice, mannaggia la miseria, e se mo chi si entra davvero a Roma? Ma no, ma chi si quando ci entra a Roma? Ma lo sapevamo come sta fatto. Ma se ci avesse entrato, poi come facciamo? Mo a tutta la gente gli siamo raccontati che chi si è un grande eroe, una grande cosa. Se chi si entra a Roma con Mannaise, noi siamo finiti. E allora che facciamo? Li accettiamo. No, è accidente, non può accidente, ma si mette che chi è un eroe, una cosa, poi noi siamo gli assassini che accidono gli eroi. Gli eroi non si può accidente. E come facciamo a fermarli? Tannate qualcuno che ammira buona, sparate a una cosa, a una pera, che scende. Sparano, dopo che gli hanno sparato li arrestano pure, per giunta. Perché loro, tenevano sempre dice, che quella era una cosa che se stava a mandare is, forse che la volta era pure vera che se l'era mandata is, perciò hanno fermato. E babbo, è finita arrestata, poi cosa, l'operazione di tutta la lista è presa, passa con anni, is ancora teneva sempre questa ciocca che teneva a Roma, perché gli erano fatte credere che is era un grande comandante, che come arrivava vinceva, ma non era bene niente, se non gli aiutavano che vinceva. E stavolta arriva, chi gli ferma? I francesi. Perché a Roma non ci teneva andrà, è inutile che fie. La Trosca, Logan non ci voleva proprio. E allora i francesi dopo a, come si chiama, a Mentana, i vincenne. E siccome non sapevano come dice la gente che a quattro francesi erano fregate, questo grande generale che vinceva tutta la parte, si è inventata la storia dei chassepots, i famosi fucili. Ma che se l'hanno potuto far credere alla gente che non capisceva niente d'armi, perché loro che già erano passati parecchi anni, noi abbiamo questa rima alla macchia, noi tutto quanto te ne arriva oramai i fucili, le fauché, che sparavano e chiudevano colpo, tenevano la cartuccia metallica, tenevano la canna recata, erano un fucile buono, nulla te ne arriva, ma secondo te Garibaldi ne teneva. E gli francesi, il chassepot, ma lo sai che era. Erano fucili che quando erano sparati una botta li potevo pure ittare, non serviva a niente. E allora? Erano vinciuta la battaglia per colpa degli fucili? No, erano vinciuta la battaglia perché la Trosca era ritta che la tenevano a 20 esse, e loro erano vinciuti. E alla fine, che sei? Cioè, Garibaldi hanno trattato come un pupazzo. Gli hanno messo loghe, is teneva la scusa, is teneva la cosa che piaceva alla gente, che teneva piacere alla gente. E alla fine gli hanno rimandato all'isola Sea. Infatti, is non rompe le scatole, e tutta la die però, is te tira stai. E ne hanno fatto punta niente, fino alla fine. Addirittura Ruppo morte, Ruppo che si era morto, che essa era ritta che voleva essere bruciata, non gli hanno fatto a ditto manca a quello. Togli gli hanno abbalato.
E allora? Se può pregare Garibaldi, e a me, piano piano, mi sta pure simpatico, perché chissà, alla fine era un brigante come noi, si è trovato poco un mese, e ha avuto fare quello che gli dicevano, e che poteva fare? Se non chissà, ricacciavano le carte, stava condannato a morte, se che ci mettevano a citi. Che sei? E chi sarà Garibaldi? Che può? Tutto lo resto, tutta storia, non serve a niente.